Che cosa vuol dire vivere il sacerdozio oggi? Ci sono tante pubblicazioni, sono stati fatti tanti convegni, tanti corsi di esercizi spirituali, studi a non finire. Eppure c'è un modo con cui Don Felice Canelli, oltre che faceva vedere con la sua vita che cosa significava vivere il sacerdozio, ai suoi tempi, ma anche ai tempi di oggi e lasciatemelo dire anche ai tempi di domani. Un modo semplice, un modo che appunto ci fa toccare e comprendere subito che cosa vuol dire vivere il sacerdozio. Pensate che Don Felice Canelli, un uomo così semplice, da una famiglia altrettanto semplice, lui, per vedere se le sue omelie erano alla portata di tutti, le leggeva la mamma. Se la mamma capiva, donna semplice, allora vuol dire che tutti potevano capire. Ecco un altro dono della semplicità nella parola che Don Felice aveva. D'altronde Gesù quando parlava arrivava al cuore di tutti, proprio perché era il suo annunciare, il suo predicare, era fatto di un annuncio semplice che partiva dalla vita, dalla concretezza. Si dice che Don Felice un giorno abbia raccontato quello che io adesso vi dirò per far comprendere che cosa voleva significare vivere il sacerdozio. E lo fa ricorrendo al racconto di una scampagnata, cioè di una uscita insieme a delle persone, dove si sta insieme, ci si diverte, si mangia, eccetera, eccetera. E allora, vedete qui che Don Felice a un certo punto racconta questa scampagnata e dice: le donne avevano fatto il ragù con la salsiccia, no? Che è tipico qui delle nostre zone, soprattutto il piatto della festa, della domenica e delle feste. Noi mettemmo sul fuoco la caldaia per fare la pasta, chiaramente. Porta, porta le altre frasche, soffia, soffia, cioè metti sotto le frasche e soffia per far accendere il fuoco. Il fumo, gli occhi gonfi di lacrime, bolle, 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 bolle la pentola, l'acqua, no? Cala la pasta e già è giù tutti gli spaghetti necessari. Poi gira, gira, soffia, soffia, le frasche, è cotta la pasta, no? Vedete come anche in maniera semplice e scherzosa sta raccontando quello che sta avvenendo quando si cuoce la pasta sul fuoco in campagna. Si scola la pasta, si fanno i piatti, qualcuno assaggia e urla: Usel, cioè il sale. Mancava il sale, tutto il pranzo andò perso. E sapete che cosa e come ha concluso questo racconto Don Felice? Dice: così concludeva nel popolo il cristiano. Il sacerdote, il cristiano, deve essere sale. Questo è vivere il sacerdozio. Essere sale nella vita degli altri. Essere guida, sale, dare sapore alla esistenza e dare sapore, molte volte, alla ricerca della propria felicità, dare sapore in un tempo in cui la vita ti sembra appunto senza sapore, sciapita. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!